Jacopo Berrettini, raccontaci un pochino questa esperienza. Intanto prima parliamo di tennis, vale a dire Cressy e poi il suo compagno Smith. Smith. Beh, avete perso in 3 set, avevate vinto il primo. Che esperienza è stata rigiocare con Matteo dopo che non ci avevi più giocato dai tempi di Cagliari? Ma è sempre molto molto bello, infatti ci rode abbastanza adesso perché comunque è un'occasione che non cade tutti i giorni di giocare insieme e quindi poi è una partita che secondo me stavamo giocando molto bene, abbastanza diciamo in controllo e poi come succede spesso in doppio è girata su 2 punti e loro sono stati molto bravi a sfruttare le loro occasioni e a un certo punto abbiamo fatto molta fatica, facciamo fatica a trovare delle soluzioni giuste, quindi sono stati più bravi loro di noi, però sicuramente giocare con Matteo è molto speciale. Senti, io avevo la sensazione quasi che il doppio ti sentissi quasi più te, facevi te più le cose giuste. Anche una volta ho visto fare una palla bassa piano per metterla nei piedi all'avversario, mentre Matteo gioca più di forza e poi qualche volta gli capitava di giocare alla volée e gli veniva di prenderla di rovescio anziché di dritto. È disabitudine al doppio. Ma no, non direi, c'ha, diciamo che ha un background alle spalle di doppio che si può dire che gioca bene anche il doppio, abbiamo visto anche il Lever Cup, abbiamo visto anche vincere anche altri tornei, e non direi che non è sicuramente poco abituato a giocare il doppio, ma non direi che oggi io ho giocato meglio, lui ha giocato bene, non è una cosa che sicuramente vado a dire perché non è così, il doppio lo sappiamo, si gioca sempre in due. Sicuramente lui ha la dote del servizio che io non ho, io magari ho altre caratteristiche, però non è così. Senti, però siete riusciti appunto, avete messo soltanto al tiebreak del terzo set, e insomma, quindi vuol dire che eravate ai livelli di questi due, insomma, che sono dei giocatori molto forti. Questo che cosa ti fa pensare anche per il tuo futuro? Ah sì, lo sapevamo che comunque il livello ce l'abbiamo, possiamo giocare bene insieme, sicuramente giochiamo pochissimo, come hai detto tu, abbiamo giocato l'ultima volta ad aprile dell'anno scorso, quindi è pure difficile, però il livello c'è, peccato perché poi ecco, pure al prossimo turno avremmo avuto una coppia molto esperta che sarebbe stato bello giocarci contro, però è così, lo sport è così. Senti, un'ultima cosa invece, l'esperienza dello stadio e la Fiorentina e due tifosi viola, in particolare te, non è che abbiate portato molta buona fortuna alla squadra viola, ma fammi anche un commento tecnico su questa partita. Eh no, purtroppo non abbiamo portato benissimo, la partita diciamo che si può riassumere che loro hanno segnato e noi no, è così, hanno creato tanto, mille occasioni, la Fiorentina secondo me ha giocato molto bene, però ovviamente se gli altri segnano e tu no è un po' difficile vincere a calcio, quindi un po' questo. L'atmosfera dello stadio, il pubblico, No, perché te no, molto. c'eri già stato allo stadio di Firenze oppure la prima volta? No, ce l'ho stato tante volte, è sempre molto bello tornarci, poi con anche la consegna delle chiavi della città a Matteo è stato ancora più speciale, quindi molto, molto bella atmosfera, peccato per il risultato. Bocca al Grazie. lupo per la prossima, grazie a te. Grazie.